Festival d'Europa l'incontro con il premio Nobel per la pace 2003 Shirin Ebadi, avvocatessa e pacifista iraniana. L'intervista esclusiva per intoscana.it. Shirin Ebadi ringrazia l'Europa come modello di diritti, ma ammonisce affinché la globalizzazione non sia legata solo allo spostamento di merci, alla creazione di ricchezza materiale. Democrazia e benessere, ha ricordato la premio Nobel, devono camminare insieme. La cosa più importante è che dobbiamo capire che ci sono le differenze, dobbiamo rispettare queste differenze, dobbiamo capire che il mondo è più bello proprio perché perché siamo tutti diversi, e l'Europa ha sempre rispettato e ha valorizzato queste differenze. Il paese da cui proviene Shirin Ebadi, l'Iran, è stato negli anni scorsi luogo di rivolte represse nel sangue dal regime dittatoriale di Ahmadinejad. La rivoluzione verde degli studenti, che chiedeva più diritti e più libertà, non è passata, ma Shirin Ebadi racconta ai nostri microfoni. Sentiamola. Il movimento verde vuol dire tutte le persone che sono scontente del regime iraniano. Il numero di queste persone sta aumentando ogni giorno in Iran. Per la violenza che pratica il governo iraniano, il regime iraniano, le proteste in piazza sono finite, però questo non vuol dire niente, perché il numero delle persone che protestano contro quello che sta accadendo nel paese è sempre in aumento.